Allora, io do il benvenuto a tutti, grazie della presenza, grazie di quanti ci hanno dato la disponibilità delle iscrizioni, ringrazio particolarmente gli ordini professionali che ci hanno dato la possibilità di poter dare crediti di formazione professionale e spero che sia una giornata importante e formativa per tutti. Allora, come prima cosa io volevo passare la parola all'ingegner Salvatore Rao, del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per un breve intervento. Grazie, buongiorno a tutti. Io, come diceva il collega, sono l'ingegnere Rao, sono il responsabile tecnico del Dipartimento Agricoltura. Ringrazio loro innanzitutto per l'invito. Sono qui sia come rappresentante del mio ente, ma anche diciamo, come appassionato dei droni, perché mi occupo di sviluppo di droni da autodidatta. E diciamo anche come conseguenze del mio piano di studi, sono un ingegnere elettronico e credo che sia molto importante oggi l'applicazione di questi strumenti sia per quanto riguarda la ricerca sia per quanto riguarda lo sviluppo. Ho seguito da vicino anche alcuni sviluppi per quanto riguarda l'applicazione dell'agricoltura, per quanto riguarda le rilevazioni anche dei problemi territoriali, perché provengo anche da una mia piccola esperienza del centro cartografico regionale e credo che l'utilizzo di queste macchine, perché così possiamo definirle, sono più che utili, sia per quanto riguarda, diciamo, la ricerca, come ho già detto, ma sia per quanto riguarda anche la valutazione in ambito di precisione per quanto riguarda l'agricoltura, nell'implementazione delle nuove strutture agricole, oltre che diciamo anche per quanto riguarda la rilevazione di possibili piante malate. Io, come diceva il collega, sarò molto breve, sono qui più che altro per apprendere da queste nuove tecnologie che oggi verranno presentate, per poter portare questa esperienza anche al Dipartimento e trovare anche una collaborazione, se possibile, con queste nuove strumentazioni. Pertanto do l'inizio dei lavori. Buon lavoro a tutti. Ringrazio l'ingegnere Rao della disponibilità e della passione che nutre verso questa tipologia di campo. A questo punto passo la parola al dottor Marcello Chiodo, presidente di Terina Scarl. Buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'adesione perché sono venute le iscrizioni da tutte le province. Scusate. Vediamo se va meglio. Le iscrizioni sono venute da tutte le province della Regione Calabria e quindi l'organizzazione diciamo che è stata positiva per noi. Vediamo poi con gli interventi che faranno le aziende ospiti. Parto col dire che praticamente questi corsi spesso scusate. Spesso si svolgono nelle città più grandi della regione Calabria perché sono facilmente raggiungibili e ben collegate, a differenza di Soveria e dei paesi interni che sono un po' particolari da raggiungere. E magari proprio da questo spunto, con le tecnologie che oggi presentiamo, magari tra un po' di tempo quello che vediamo nella figura si potrebbe concretizzare. Perché adesso comunque con i droni non c'è solo la tecnologia che ci hanno dato per fare dei lavori che prima erano un po' impensabili, ma si comincia a parlare di trasporto, quindi magari pure queste zone nostre potranno avere un vantaggio. Qua sono praticamente un po' delle notizie che arrivano da riviste specializzate e dal web che anticipano un po', scusate, i tempi. E niente, questo è un altro
prototipo di drone per il trasporto umano di un'azienda tedesca con le caratteristiche che vediamo qui di fianco. Poi questo è un drone che è in via di sperimentazione nel comune di Torino e i primi voli partiranno nel 2021. Il seminario di oggi rientra comunque in un progetto che abbiamo presentato nell'ambito del PSR della Regione Calabria e fa parte di un percorso formativo più ampio che prevede dei corsi di formazione sempre rivolti ai liberi professionisti. Abbiamo progettato dei corsi di formazione comunque incentrati nell'agricoltura, però ampliati a tutti i vari ordini professionali. Abbiamo presentato il corso degli imprenditori agricoli professionali, della durata di 50 ore, il corso per il presidio e ripristino degli ecosistemi dell'area Natura 2000, che ha una durata di 40 ore. Poi ci sono gli aspetti connessi alla prevenzione dell'erosione dei suoli. Scusate, ma c'ho abbassamenti di voce. E poi anche la diffusione delle tecnologie informatiche con l'acquisizione delle certificazioni informatiche. Questi corsi sono tutti gratuiti e ancora sono aperte le iscrizioni, quindi come oggi questo seminario è gratuito, anche questi corsi sono liberi per tutti coloro che volessero partecipare. Scusate della voce, ma purtroppo... Adesso ripasso la linea al collega che parlerà poi degli altri interventi. Grazie, scusate ancora. Allergico alla polvere. Allora, io passerei all'intervento di Michele Girignano della Microgeo, che verte sull'uso dei droni per il monitoraggio ambientale e i droni per i rilievi fotogrammetrici. Un attimo solo per sistemare l'altro PC e possiamo passare alla presentazione. Colgo l'occasione per ricordarvi, come diceva il collega, che ci sono ancora le iscrizioni aperte agli altri laboratori e agli altri corsi, soprattutto a quelli di 40 ore che riguardano l'erosione dei suoli, e il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi di Natura 2000 e la parte ITC, che è la certificazione informatica IC3. Per chi fosse interessato, vi chiedo la cortesia di fare una chiamata o una mail alla nostra segreteria, perché abbiamo i posti limitati e stiamo ricevendo tante adesioni, quindi prima riuscite a inserirvi in questo tipo di discorso meglio è. Abbiamo iniziato, come diceva il collega, il corso IAP. Anche questa ha avuto diverse adesioni, è uno dei pochi gratuiti in Calabria che stiamo facendo con il dottore Lamanna. Qua abbiamo anche dei corsisti e poi presenteremo i risultati nella divulgazione finale. Adesso 2 minuti di pazienza e passiamo la parola a Michele. Grazie.
Ok. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Michele Cirignano della Microgeo. E, appunto rappresento la Microgeo che non si occupa solo di droni per il monitoraggio. In effetti è un'azienda, si può dire che offre soluzioni di rilievo, soluzioni innovative di rilievo 3D. Tra i nostri prodotti abbiamo come nostro focus, come nostro core business, possiamo dire, i laser scanner e il mobile mapping. Quindi rappresentiamo questi quattro marchi, Rigel, Faro, Carta e Yellowscan, che sarebbero appunto produttori di laser scanner. E partendo da Rigel, che produce appunto solo ed esclusivamente laser scanner, anche sistemi non solo terrestri, come vedete alla mia sinistra un laser scanner, ma anche da elicottero, aereo e anche drone. Successivamente tra Faro, che vedete lì il laser scanner, è un prodotto più compatto, più leggero, più facile diciamo da gestire in ambienti anche piccoli. Successivamente c'è Carta e Yellowscan, che sono prodotti per il mobile mapping, quindi sistemi di rilievo in movimento. Passando ai sistemi UAV, quindi un po' il focus della giornata, quindi dei droni, rappresentiamo DJI, siamo distributori autorizzati del marchio nel settore enterprise, quindi rivolto alle imprese, alle aziende, con sistemi più professionali. Successivamente c'è la termografia, non poteva mancare, quindi sia termografia terrestre, interna per certificazione energetica, ma anche sistemi che possono essere montati su droni, quindi termocamere da drone. Infine, anche un argomento che tratteremo oggi è la fotogrammetria. Quindi 3DI è un prodotto, è un'asta telescopica che serve, diciamo, a rilevare ambienti dove magari il drone ha difficoltà a rilevare, parlo di vicoli molto stretti oppure ambienti dove chiese interne dove appunto non possiamo volare con il drone. Infine c'è il telerilevamento con Tetracam e Senop, che appunto commercializziamo anche camere multispettrali. Ok, passando all'argomento di oggi, quindi l'utilizzo dei droni per il monitoraggio, andiamo a vedere nello specifico nell'agricoltura di precisione, quindi sì, nel monitoraggio, ma anche nella valutazione della variabilità spaziale della vigoria attraverso le indagini multispettrali. E in cosa consiste? Sostanzialmente si vengono a definire delle zone omogenee del campo per dividerlo in diversi appezzamenti, dove vengono individuate queste zone omogenee fra loro con le stesse caratteristiche e potenzialità produttive, per stabilire poi una quantità precisa di concime, quindi di dosaggio, nel nostro caso di concime, perché sono stati fatti sperimentazioni sulla concimazione, in zone omogenee dello stesso del campo. Questo avviene tramite una gestione chiamata scientificamente gestione sito specifica oppure sito specifico, che è un approccio, una metodica diciamo di lavoro, dove si comporta l'utilizzo di un drone equipaggiato appunto con una camera multispettrale, quindi che è rivolta verso il basso appunto per inquadrare il terreno. Quindi si può dire che alla variazione delle dosi, variando le dosi di prodotto a seconda della vigoria, quindi della riuscita di assorbimento del concime, in questo caso del coltivato, riusciamo anche a risparmiare sui costi di gestione e anche poi in lungo termine sulle rese di prodotto. Come avviene? Vi faccio vedere un po' come è composta la camera multispettrale. Abbiamo una scheda SD, quindi ragiona un po' come le fotocamere. Vai ad inserire la scheda SD, salva delle immagini che sono divise in bande spettrali, che vedremo
tra poco. Abbiamo integrato su quel drone che vi ho fatto vedere prima anche una piccola camera, non siamo andati su camere molto evolute proprio perché non ci serve la qualità fotografica, ma solo una camera di navigazione per vedere dove stiamo andando e quindi risparmiamo anche di peso della fotocamera per aumentare la capacità di volo del drone. Ecco, questa è la camera multispettrale dove si vedono le singole camere spettrali con le diverse bande spettrali ed ecco come si presentano nella banda dello spettro del blu, verde, red edge, rosso e non infrarosso. Non mi soffermo molto perché vi faccio vedere solo come è composto il drone e passiamo poi alla fase sul campo, quindi la fase attiva di rilievo, diciamo, di monitoraggio della valutazione della variabilità della vigoria. Quindi la parte della gimbal in gergo tecnico è quello diciamo il supporto che ha la multispettrale e si compone sopra il drone di un altro componente che sarebbe altri due componenti, che sarebbe uno il modulo GPS che va a geotaggare le immagini, quindi va a dargli delle coordinate, chiaramente con le limitazioni della precisione di questo GPS del monofrequenza, però va a geotaggare ogni singola immagine per vedere più o meno nello spazio in un Google Earth dove si trova la zona rilevata. In più si compone di un altro modulo che forse si vede meglio in quest'immagine, serve a rilevare sul campo i raggi solari per andare a calibrare la camera multispettrale, perché appunto assorbendo la vegetazione, assorbendo per la fotosintesi e quant'altro i raggi solari, anche la camera multispettrale va a fare una calibrazione su di essa. Ok, così si compone il drone, è composto il drone per attività di agricoltura di precisione, ma quali sono, diciamo, le fasi preliminari? Abbiamo il nostro drone, abbiamo insomma installato già tutto come era prima, camera multispettrale con configurazione GPS. Quali sono le fasi successive per arrivare a una mappa di prescrizione, quindi una mappa che ci dica lo stato di vigore del mio coltivato, del mio campo? Andando, quindi la prima fase preliminare è di allestimento del mezzo, e questo l'abbiamo visto prima, quindi è già allestito, e configurazione del sensore gli altri due sensori sul PC. Solitamente è una cosa che si fa una volta e insomma, poi i dati restano salvati all'interno del software, quindi è una configurazione che solitamente viene fatta una sola volta. Ok, passo successivo è la pianificazione quindi del volo e delle operazioni in campo. Come si fa? Tramite un software che automaticamente andiamo prima a tracciare l'area del campo, andiamo a dargli un percorso al drone e successivamente questa missione, calcolandosi le coordinate, lo farà automaticamente, farà una missione quindi automatica di volo per con le varie impostazioni che gli abbiamo dato. Vi faccio vedere come si presenta solitamente un software di pianificazione di una missione di volo, e sostanzialmente sullo sfondo c'è appunto la mappa di Google e di altri server di mappe satellitari. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tracciato un poligono sull'area che ci interessava sul campo. Gli abbiamo dato sidelap e overlap che sono qui in queste impostazioni. Cos'è? Allora, dal satellite noi potremmo dire anche: io mi alzo con il drone, arrivo a 200 metri e faccio un'unica foto, un unico scatto, inquadro tutto. Però quando andiamo, non so se avete fatto mai caso, quando andiamo ad ingrandire anche su Google Maps stesso oppure su un'immagine, viene sgranata, vengono persi molti dettagli. Quindi ecco perché noi andiamo a dare una sovrapposizione tra uno scatto e un altro, quindi il drone farà, partendo da questa posizione, farà questo tracciato, ma durante questo tracciato scatterà delle foto che hanno sovrapposizione l'una con l'altra, perché ogni singola foto avrà un'informazione dettagliata.
invece di avere il pixel, quindi il quadratino, no? Quello che vediamo sull'immagine, dall'alto, che quindi non vedremo, non avremo tante informazioni sulla vegetazione, volando a 40 metri riusciamo ad ottenere un dettaglio più alto su ogni singola immagine. Non so se si vede bene, in questo caso abbiamo coperto un'area lì in basso, vedete, di 5 ettari. Lui, questo percorso, il drone che avete visto prima, questo percorso lo fa in 16 minuti. Quindi andiamo a rilevare, a fare un'indagine di volo, poi andiamo a fare degli scatti, sostanzialmente la prima fase di acquisizione dei dati avviene in 16 minuti, la fase di acquisizione, attenzione, quindi di volo del drone. Quindi una volta delimitata l'area, delimitata la rotta, che deve, magari bisogna aggiustare la rotta del drone, delimitate quindi le sovrapposizioni di uno scatto e un altro, qui abbiamo dato il 75% frontale e il 75% laterale, quindi per ricostruire, grazie al software, poi che vi farò vedere, grazie ad un software di elaborazione per ricostruire un'unica mappa del terreno, un'unica mappa dettagliata, perché? Perché ho un insieme di fotografie molto ravvicinate, quindi più dettagliate, con più informazioni a livello di pixel. Quindi questo, una volta settate le impostazioni, una volta scelta la rotta e quant'altro, si può partire, avviare la missione. Questa missione appunto avverrà automaticamente, il drone legge i comandi prima che gli vengono dati, quindi una volta che avvio, diciamo, la missione, viene trasmessa questa missione sul drone e lui automaticamente parte e va a sorvolare l'area. Ok, tempistiche di rilievo. Chiaramente la valutazione va caso per caso, dipende da molte caratteristiche tecniche del drone, dalla velocità e dalla quota del drone, dipende se il terreno è in pendenza, quindi del DTM, quindi a seconda della pendenza del terreno, se dobbiamo cambiare parametri e quant'altro, però in linea di massima, in media, abbiamo constatato che si riescono a coprire dai 5 a 10 ettari in 20 minuti. Ok, quindi una volta atterrato il drone, io avrò salvato sulla mia scheda SD ogni singola immagine per ogni spettro. Come si presentano? In questo grafico si vede meglio, quindi per ogni singola immagine 0.30 avrò gli scatti delle singole bande spettrali. Andando avanti, lui avrà, vedete, già si legge una sovrapposizione tra immagine 30, 31 e 32 e così via. Questo perché? Per garantire ad un software di riuscire ad unire tutte queste immagini e creare appunto un'unica mappa di dettaglio. Ok, quindi prese tutte queste immagini, le importiamo all'interno di un software che si chiama Zephyr Aerial, che legge e anche che vedremo anche dopo lo aprirò, vi farò vedere proprio attivamente sul computer come si fanno anche delle lavorazioni di fotogrammetria. Perché? Perché è molto strettamente collegato alla fotogrammetria. Sostanzialmente la fotogrammetria mette insieme immagini che hanno una sovrapposizione l'una con l'altra, laterali, frontali, in diverse, con camere in diverse angolazioni, e ci permette di creare un unico insieme di dati con molto dettaglio. Come si presenta quindi dopo l'elaborazione in questa vista? Quindi creerà una mappa, un'unica, qui ci vedete ricostruito il campo che abbiamo rilevato. Per ogni immagine, quindi per ogni banda spettrale, ci saranno dei valori assegnati. Valori, chiaramente non vado nello specifico, nel dettaglio, il mio interesse è farvi vedere l'intero sistema, quindi con il drone, le possibilità del drone. Il drone è un sistema che porta sopra il sensore, non è che il drone fa il lavoro, ma è sempre il sensore, che sia una termocamera o un laser scanner o una camera multispettrale come questo caso.
Quindi questi dati a cosa ci servono, queste mappe? Servono sempre a creare un indice NDVI, si chiama, prende il nome di indice NDVI, che appunto è l'insieme delle bande spettrali, quindi di queste mappe. Lui ce le va a colorare con dei valori cromatici diversi a seconda del valore che lui ha letto sul campo. E cosa vuol dire? Che in determinate aree ci saranno delle variazioni, quindi non è tutto uniforme il nostro campo, non è che su ogni zona abbiamo lo stesso assorbimento di concime, ma varia appunto, non lo conosciamo, ma grazie alle tecniche multispettrali, con le sperimentazioni che vanno avanti ormai da anni, si riescono ad ottenere queste informazioni di dettaglio, perché esistono anche ci sono i satelliti che hanno le camere multispettrali. C'è un sito internet anche su online dove io già posso vedere dei dati multispettrali su internet, ma appunto, come dicevo prima, non sono dettagliati quanto una mappa del genere, perché lì è sul satellite lo scatto avviene, è una camera molto dettagliata, ma è sempre a una quota molto elevata rispetto ai 40 metri, 30 metri, 20 metri del drone. Quindi andiamo ad aumentare il dettaglio, e questo risultato non lo avremo con le mappe da satellite, ma avremo magari delle zone troppo uniformi e quindi non servirebbe a nulla rilevato dal satellite. Non vedremo migliorie, insomma. Ok, l'indice NDVI è utile appunto per tecnici, agronomi, esperti del settore, per poi creare una mappa di prescrizione. Cos'è in sostanza? Si presenta qui al lato, perché effettuare un volo multispettrale, perché calcolare per ottenere questa mappa, la mappa di prescrizione, che vi leggo, indica appunto la quantità di input da distribuire nelle diverse zone del campo. E è il risultato dell'incrocio di tutti quei dati che abbiamo visto prima, ma anche ottenuti questi dati rilevando punto per punto la produzione durante la stagione precedente, quindi anche in maniera pluriennale, a stagione si fa un'analisi del genere per ottenere una mappa di prescrizione più precisa, più dettagliata, con informazioni più precise sul campo. Ed è importantissima appunto la conoscenza agronomica del tecnico professionista per stabilire quali dosi variare a seconda delle zone uniformi che si vanno a creare, zone omogenee che si vanno a creare nei diversi appezzamenti di terreno. Faccio un cito i mezzi a radio variabile per chi fosse già attrezzato con questa tipologia di sistemi, che queste mappe di prescrizione vengono lette dai sistemi sulla linea ISOBUS dei trattori, quindi tramite la scheda, la pennetta USB, chi ha già un mezzo a radio variabile può già mettere in pratica la variazione delle dosi a seconda delle zone omogenee. Ok, qui è un video, vi faccio vedere, che va un po' ad aumentare la visione, le possibilità che si hanno con i droni. Racconta la storia di... vediamo se si vede anche l'audio, si sente. No, però racconta la storia... ma non serve nemmeno l'audio, tanto... racconta la storia di un agricoltore che da 6 mesi ha iniziato a lavorare con i droni e sta iniziando a notare le migliorie, il risparmio di tempo, di energie e di risorse grazie ai droni. Questo è un video che aumenta un po' lo spettro di visione di quelle che possono essere le possibilità presenti, che sono ancora tutt'oggi, come vedremo nel video, ma anche i future per voi imprenditori. Dice che sono 6 mesi che lavora appunto con i droni, coltiva mais e zucchine e ogni giorno deve spruzzare del liquido spray sul campo. Quello è il drone, è un drone studiato per l'agricoltura, ora vedrete perché, composto da 4 ugelli, 8 motori e un'autonomia, un payload, quindi riesce a portare un carico fino a 10 kg. Voi vedete, ha creato il poligono che ho creato anche io prima nella mappa, setta i parametri, altitudine, quota, insomma. Vedete la griglia che va a creare,
i passaggi che farà. Oh. Vediamo. Si è scollegato un attimo. Forse ci siamo. Cioè, se me lo metto di qua. Ok, vado avanti. Quindi ecco, con quel drone abbiamo fatto il rilievo. Questo l'abbiamo visto. Faccio una parentesi, quello che avete visto sul tablet del signore nel video si può fare sia sul tablet che da PC, questo è un computer, però insomma al di là delle volevo specificare questa cosa, quindi i software ci sono sia per il computer che per i tablet, chiaramente magari se sei sul campo vuoi creare la missione sul campo puoi farlo dal tablet direttamente senza portare il computer. Vado avanti al video. Ok. Lui se l'è attracciato lui, quindi è partito da un estremo, ha fatto il giro del campo e ha chiuso il poligono. Ci sono diverse modalità per creare un poligono, a seconda delle abitudini. Lui dà il via e automaticamente quel lavoro che fino a ieri lo faceva a mano, quindi con una pompa passava sul campo, ad oggi lo fanno con un drone. Ed è che è composto tra l'altro anche da radar, che anche in situazioni di dipendenza lui riesce ad alzarsi automaticamente e scendere automaticamente. Gli ugelli sono settabili, insomma tutti e quattro insieme si possono alternare, ci sono delle funzioni a getto controllato, insomma è molto settabile il discorso, i parametri degli ugelli, ecco. In più ha delle certificazioni degli indici di protezione, quindi copertura da spruzzi e da polvere, da spruzzi di acqua e da polvere, e come vedete la componentistica di cavi e cablaggi sono tutti coperti. Dice è molto risparmio di tempo e di denaro questa soluzione che hanno integrato. Quindi vanno a verificare quello che abbiamo visto prima noi, quindi anche con l'agricoltura di precisione vanno a verificare la qualità, insomma la resa di prodotto, e quindi entrano un po' in una logica di quello che potrebbe essere anche un sistema intero che gira su droni, quindi di imprese che vanno appunto ad operare su questo ambito. E perché no, DJI offre anche delle piattaforme, multipiattaforme, che tu da internet, da casa, posso monitorare quanti campi ho concimato, oppure vado a vedere chi lo sta facendo tutt'oggi, ad oggi. Questo è un quadro su quelle che sono le possibilità dei droni nell'agricoltura.
Non so, ci sono domande, voi interrompetemi chiaramente, se avete, dovete chiedermi qualcosa, qualsiasi cosa, interrompetemi, chiedetemi pure. Ci sono delle domande sull'argomento, volete pormi delle domande, se no altrimenti passiamo all'argomento successivo che sarebbe i droni per il rilievo, quindi andiamo appunto sul rilievo fotogrammetrico e anche l'integrazione del laser scanner. Abbiamo chiuso l'argomento dell'agricoltura, diciamo di precisione, con i droni. Non so, avete qualche domanda oppure possiamo passare all'argomento successivo? Ok, andiamo avanti. E parlando di droni, come accennavo prima, siamo distributori autorizzati della DJI Enterprise, perché appunto va a creare delle nuove tipologie di prodotti anche customizzabili, quindi cambiando sensori l'uno con l'altro, che magari mi serve una termocamera combinata con una camera con uno zoom ottico invece di avere un laser scanner, oppure una camera multispettrale come si è visto prima, o solo termocamere. E con la fotogrammetria quali sono gli elaborati che si riescono ad ottenere, partendo da modelli digitali delle superfici fino a rilevare con il drone, quindi sempre grazie alla fotogrammetria, grazie alla sovrapposizione tra una foto e un'altra, un software riesce ad elaborarmi un grafico 3D, quindi con informazioni di punti all'interno di uno spazio 3D, quindi anche di aree molto elevate. Perché no, faccio l'esempio anche su piccoli particolari, o meglio piccoli particolari di medie dimensioni, diciamo, come potete vedere può essere un monumento, un'auto, per l'incidentistica stradale faccio un esempio, che la utilizzano molto per i software di simulazione, quindi hanno bisogno delle mesh per utilizzare questi software di simulazione di incidenti, e vedete già da qui si inizia a capire un po' come funziona la fotogrammetria, quello che è l'ottica del come ragiona il software, di cosa ha bisogno il software per funzionare al meglio, che appunto avere delle immagini che vanno a fare un'escursione a 360 dell'oggetto per ricostruire la geometria. Perché partiamo un po' dai principi di funzionamento della fotogrammetria, è un algoritmo di calcolo sostanzialmente, sono calcoli, quindi si utilizza la RAM del computer, quindi calcoli di algoritmi, e l'algoritmo prende il nome di Structure for Motion, quindi l'algoritmo SFM, e che cosa fa? Estrae punti notevoli da singole foto. Come? Permette quindi, come vedete un po' anche dall'immagine, è una tecnica di calcolo, come dicevo, che permette di ricostruire la forma degli oggetti attraverso la collimazione automatica dei punti da un insieme di fotografie. Quindi inquadra un punto e lo triangolo lo trova all'interno dell'insieme di fotografie. Così riesce, quindi, data la sovrapposizione tra uno scatto e l'altro, che ci permette di collimare questi punti notevoli e calcolare le geometrie e ottenere appunto un risultato 3D. Quindi questi punti li colloca in uno spazio tridimensionale e diventano appunto punti che possiamo, grazie anche a strumentazioni di topografia che tratterò dopo, possiamo anche misurare questi singoli punti. Ok, questo è il principio di funzionamento, e i punti notevoli, quindi chiaro il funzionamento di questo algoritmo SFM, che questi punti notevoli presi da singole fotocamere vengono incrociati con gli stessi, cerca di intuire gli stessi punti e quindi di creare il 3D. Questi sono processi tutti automatici, quindi una volta importate l'insieme di foto con il drone da terra o da aereo, da dove siamo, insomma da dove è avvenuto l'origine, l'importante è che ci sia, vedete, una sovrapposizione, ci siano scatti vicini,
non importa che sia ortogonale all'oggetto oppure abbiano inclinazioni a 45 come questi altri scatti, l'importante è che ci sia una sovrapposizione tra uno scatto e l'altro. Quindi cos'è questo risultato che vedete qui nello sfondo? Queste sono le posizioni delle fotocamere, quindi cosa fa il software? Riesce a collocare in uno spazio 3D l'esatta posizione della fotocamera, inquadrando quei punti notevoli che ha trovato nell'insieme delle foto. Quindi così va a crearci questa nuvola sparsa, prende il nome di nuvola sparsa, quella che vedete così, che è questa che vedete nello sfondo, e rappresenta appunto tutti i punti notevoli di cui abbiamo parlato prima, che è riuscito a catturare all'interno di ogni immagine. Così avviene una ricostruzione 3D, quindi è il software, ed è completamente automatico. Una volta importate le foto, premo avvio e aspetto che finisca l'elaborazione. Il secondo processo del software, questi sono divisi in quattro processi, tutti automatici, ripeto. E una volta si può dire l'SFM è il passaggio più importante, perché se avviene questo in maniera corretta, tutti gli altri processi avranno esito positivo. Quindi, parlando di nuvola sparsa, si passa alla nuvola densa. Quindi, vedete la differenza? Va ad addensificare il numero di punti all'interno dello spazio 3D. Quindi lì ha preso i punti notevoli, i punti che ha trovato in comune sulle immagini. Qui abbiamo un'iterazione su ogni pixel, quindi va a costruire i punti, collocarli in uno spazio 3D all'interno di uno spazio di lavoro. E questo prende questa nuvola di punti, perché effettivamente sono tanti punti messi insieme, prende il nome di nuvola di punti, densa. Il terzo passaggio del software è la mesh, quindi va a creare un solido, un incrocio, è la generazione della mesh triangolata, che è una maglia relativa al numero di punti calcolati nella mesh, nella nuvola densa. Quindi è una triangolazione dei tre punti vicini, una chiusura, diciamo, va a chiudere il modello e farlo, per farlo, per esempio, farlo diventare un solido per chi conosce le mesh. Per ultimo processo, una cosa importante, la colorazione. Vedete che a differenza della nuvola densa si inizia a intravedere anche il colore delle superfici, le differenze di tonalità. Però la mesh crea la colorazione è effettuata tramite i colori, il valore RGB medio dei tre punti, quindi non è quello specifico punto, ma dato che abbiamo questa nuvola di punti, la colorazione è la media del valore che c'è tra i tre punti vicini, quindi non è proprio una foto, diciamo, dettagliata come siamo immaginati a vedere le foto, ma quindi per ottenere più dettaglio, che se noi andremo ad ingrandire vedremo sì un po' sfocato la mesh, quindi per andare ad aumentare il dettaglio, la resa fotografica, per ultimo passaggio, il quarto passaggio è quello di creare una mesh con texture. Quindi si inizia a vedere, soprattutto in questo spazio, forse che è più vicino, magari lì non si vede meglio, ma già da qui si inizia a vedere passaggio alla mesh con texture, come va a migliorare, quindi riesco a intuire meglio un vertice rispetto al portale, rispetto a una finestra, quindi riesco a capire meglio il modello 3D come è composto, è più familiare alla foto. Questo processo, una volta che lui ha creato il 3D, che cosa fa nella mesh con texture? Va semplicemente ad appiccicare la foto sul 3D, perché lui, conoscendo le informazioni tridimensionali, dice ok, io ora ti metto sopra, ti sovrappongo l'immagine, così per te, operatore, io che opero dal PC e vado a disegnare, riesci a capire meglio, a distinguere meglio particolari, perché magari dovremmo disegnare un vettore 2D. Ok, restando sull'argomento droni, come avviene un'acquisizione fotogrammetrica da drone? Con lo stesso, con sempre un software, questo è un software da tablet per la missione di volo. Vedete, vado a crearmi il poligono dell'area che devo rilevare, l'abbiamo rilevato con lo Spark, quel drone piccolino alleggerito sotto i 300 grammi. Sono andato a darci il suo percorso, vedete, questa linea verde rappresenta il percorso del drone, gli ho dato i parametri,
quindi gli ho detto che deve avere una sovrapposizione, gli ho specificato l'altitudine a 30 metri, la velocità che la calcola automaticamente lui a seconda dell'altitudine e della sovrapposizione che devo avere tra uno scatto e un altro. Come avviene? Una volta definita l'area, finiti i parametri, il drone va in volo e va a rilevare. La missione automatica viene dall'alto. Poi, dato che io dovevo rilevarmi anche la facciata, dovevo ricostruire anche la facciata di quel fabbricato, di questa rocca, sono andato anch'io, sono andato a muovermi sulle facciate. Quindi mi sono, sempre avendo uno scatto, una sovrapposizione, sono andato a fare degli scatti manuali. Eventuale integrazione con i dati laser scanner, vedete. Perché? Perché lo toccheremo tra poco. È possibile integrare la nuvola di punti con un laser scanner. Quindi ho importato le immagini in Zephyr Aerial e lui mi ha restituito la nuvola di punti, il processo che abbiamo visto prima. Ok, perché avete visto il laser scanner? È uscito scritto integrazione, possibile integrazione con il laser scanner. Perché questa nuvola di punti che abbiamo ottenuto dal drone, quindi dalla fotocamera, grazie al software che ci ha elaborato le immagini e l'ha trasformata in nuvola di punti, la stessa nuvola di punti posso ottenerla direttamente anche dal laser scanner. Però c'è una differenza molto caratteristica chiaramente tra il laser scanner e la nuvola di punti che ci restituisce il laser scanner, la nuvola di punti del drone, che magari nella fase di presentazione vi farò vedere meglio dopo quando apro il software. Quindi c'è una caratteristica molto importante, una proprio più importante che magari dopo toccheremo particolarmente, della nuvola di punti del laser scanner. Quindi il laser sostanzialmente che vedete lì ci restituisce già una nuvola di punti. E come funziona il laser scanner? È composto da un emettitore, e qui è un'immagine illustrativa, qui si vede magari un po' meglio dalla rappresentazione, come potete intuire dal laser scanner. Io faccio una cosa, me lo porto qui di fronte, oppure qui, così. Chi di voi ha già visto utilizzare o ha mai utilizzato un laser scanner? Bene, c'è qualcuno nel pubblico che lo utilizzate nel lavoro di tutti i giorni oppure l'avete noleggiato, insomma provato, avete visto, avete già visto il risultato di nulla di punti, avete già provato a elaborare, quindi già perfetto. Quindi per il resto faccio un specifico come funziona. È composto da un emettitore, uno specchio rotante e un laser che va a battere appunto sull'oggetto. Come funziona? Vedete, qui all'interno c'è uno specchio rotante. Ok? L'emettitore è qui, proiettato, sparando il laser sullo specchio rotante, proietta il laser, per esempio, verso l'alto, come vedete in quell'immagine illustrativa. Questo specchio, ruotando sul suo asse orizzontale, va a immaginare che sia un attimo. Ok. Immaginiamo che sia in questa posizione. Il laser quindi viene sparato verso l'alto. Ruotando sul suo asse orizzontale, lo specchio va a creare un profilo. Profilo. Una sezione, come la vogliamo chiamare, di 300 gradi, ok? Che ha un'apertura di 300 gradi. Lo scanner, ruotando su se stesso, va a creare tanti profili e va quindi a creare così il 360, va a creare così la nuvola di punti. Da una singola sezione, profilo, come la vogliamo chiamare, ruotando su se stesso, poi girando, va a prendere a 360 gradi e così va a creare la nuvola di punti. Sono già punti che già colloca nello spazio, quindi dalla mia scheda SD che ho qui al lato tiro già fuori delle nuvole di punti, e con un dato importante è
queste nuvole di punti hanno, possiamo dire che la tecnologia laser è una misura diretta, perché permette di ottenere una misurazione correlata ad una precisione strumentale, che poi appunto è certificata da un certificato di calibrazione. Quindi chiaro il funzionamento del laser scanner, come possiamo andare avanti, perfetto. Anche se in questo video c'è un'illustrazione proprio dell'avvio di una scansione, quindi vi fa capire meglio come funziona il laser scanner, come va a ottenere questa nuvola di punti, ci restituisce già questa nuvola di punti. Ecco, lo stesso scanner spara il laser verso una direzione, lo specchio inizia a ruotare sul suo asse orizzontale, quindi va a creare questo profilo di 300 gradi, l'unico cono che non vede è il suo treppiede, e ruotando su se stesso il laser scanner va a rilevare a 360 gradi e a misurare e a collocare i punti nello spazio. Ok. Se dovessi ricostruire questo ambiente, chiaro che in questa posizione, allora lo scanner rileva superfici, quindi non penetra, non avrò dei coni d'ombra, quindi se io mi metto qui, in questa posizione, immagino, vedo, mi faccio un giro, solitamente l'acquisizione va fatta in questo modo, mi faccio un giro, mi guardo intorno e dico ok, io queste superfici rilevo, lo schienale delle sedie non lo vedo. Per rilevare anche lo schienale dovrei cambiare posizione, quindi dovrei fare una scansione qui e una in mezzo. Perché? Perché appunto c'ho dei coni d'ombra che non vedo, stesso quel pilastro, non avrò dei coni d'ombra, non riesco a vedere. Per rilevare a 360 anche quel pilastro dovrò cambiare posizione, dovrò fare quindi una scansione qui e magari una lì e magari una lì, per riuscire a coprire tutti i coni d'ombra che ho, quindi non si fa solo una scansione, lo metto in mezzo alla stanza, lo faccio partire e mi rileva tutto, no, con una tecnica si va a creare un tracciato, un po' come la fotogrammetria, non così dettagliata, scatto uno dopo l'altro, però si deve garantire, come la fotogrammetria, una sovrapposizione che è o da nuvola a nuvola, quindi dopo, avendo due posizioni, le va a incastrare, le va a mettere insieme automaticamente facendo una comparazione delle geometrie, quindi sui piani, oppure se inseriamo dei target, delle mire, se abbiamo dei marker, gli andiamo a dare dei riferimenti noti, e quindi da lì fa l'allineamento. I software ormai ce lo permettono di fare automaticamente, sono processi automatici come quelli della fotogrammetria. Vi faccio vedere quindi uno dei risultati, quale potrebbe essere. Questa è un'immagine perché lo scanner interno integrato, ve lo giro di nuovo, sempre qui internamente dove c'è il laser, lo spot laser, c'è anche una fotocamera che ha questo grado di dettaglio, anzi no, questo è uno scatto semplice, fotocamera che ha anche l'HDR, quella che abbiamo tutti sul cellulare, no, penso che la conoscete tutti ormai, l'HDR è ormai su quasi tutti i cellulari. E perché? Perché appunto qui era una situazione standard, non l'ho utilizzato l'HDR perché non avevo grosse esposizioni di luce, il cielo era coperto quindi c'era una buona diffusione di luce e i colori infatti, come vedete, li ho letti anche abbastanza bene, però appunto anche il drone, scusatemi, anche il laser scanner, soprattutto il laser scanner, riesce a colorare, quindi a dargli delle informazioni di colore sul 3D. Vi faccio vedere questo video che è stato elaborato, questa è l'immagine sferica che ha creato il laser scanner e questo invece è il 3D. È un po' un video di escursione della nuvola di punti che vi fa vedere come cosa ha rilevato il laser scanner. Io ho creato un tracciato, quindi sono partito da quella piazza e piano piano mi sono spostato. Vedete? Lì, qui, è un cono d'ombra, per esempio. Vedete? Io da qui sono passato a qui, poi sono sceso giù, poi qui. Questo per mettere insieme e creare anche qui un tracciato, per garantire una sovrapposizione, per andarmi a rilevare un'area più vasta. Vedete che geometrie, che piani molto definiti, i colori del castello,
In più io sono entrato in questo cunicolo, diciamo, in questa piccola grotticella. Questa invece è un'immagine in bianco e nero, in scala di grigi. Ed ecco, un po' un esempio di un lavoro effettuato con il laser scanner. Chiaro come funzionano le due tipologie di tecniche di acquisizione tra fotogrammetria e laser scanner. Quindi su entrambi abbiamo un risultato della nuvola di punti. Ben visto, cioè, avete ben visto che appunto su entrambi sono nuvole di punti. Nuvole di punti che possiamo, perché no, fondere insieme. Quindi perché? Non so se avete fatto caso, io qui non ho le coperture. Magari in un progetto me la chiedono, mi chiedono un ortofoto da solo, dall'alto. Quindi tante volte, anzi ultimamente si sta molto integrando la fotogrammetria combinata con il laser scanner, perché il laser è molto più preciso, dettagliato, vedete? Ora nel frattempo apro il software e completo la presentazione facendovi vedere qualcosa di più attivo, più pratico. Nel frattempo, se avete delle domande, chiedetemi pure. Ok, iniziamo da un progetto più semplice. Questo l'ho rilevato con lo Spark, con il piccolo drone che vedete lì in esposizione. Vedete, io sono partito da qui, sono messo in volo, ero forse a 20 metri, non so, vado a vedere subito. Io, vedete, qui ho gli scatti con la sovrapposizione e ho anche le informazioni dei pixel, quindi della dimensione dell'immagine, o le informazioni della focale, le ISO che ho utilizzato, quindi anche i parametri che sono della fotocamera, e in più vedete c'ho anche le coordinate GPS. Perché? Perché il drone ha un GPS monofrequenza, chiaramente, quindi con le sue limitazioni, e ho toccato un po' il cavo, si è staccato. Ok, e ho quindi anche informazioni. In questo caso ero a 12 metri, quindi neanche tanto alto. Sono partito da qui. Qui ho volato io manualmente, ho voluto fare, si può fare una missione automatica, ma io ho volato manualmente. Vedete, c'è della sovrapposizione tra uno scatto e un altro. Così funziona la fotogrammetria, garantendo appunto delle sovrapposizioni di una parte o un'altra. Questo sia in nadirale, ma anche per le facciate. Quindi il software riesce a mettere insieme le foto dall'alto, ma anche quelle laterali, al di là dell'angolazione della fotocamera. Se c'è sovrapposizione, le mette insieme. Vedete, anche sull'angolo, sugli spigoli, mi vado a fare un'escursione sull'oggetto 3D che devo ricostruire. Più dettaglio voglio, più mi avvicino, più vado a scattare in angolazioni diverse, più input quindi do al software per avere una migliore ricostruzione. Vedete, poi mi sono avvicinato perché magari volevo ottenere un bel dettaglio su questa facciata. Vi apro il progetto in Zephyr Aerial. Così si presenta il software. Quindi, dove ho anche elaborato i dati multispettrali e ho elaborato i dati fotogrammetrici, all'interno di questo software, in questo spazio di lavoro. Vedete, è uno spazio 3D, tridimensionale, dove io col mouse mi vado ad orientare il modello e mettermi nelle diverse viste. Ecco, quindi lui, vedete, mi ha individuato l'origine degli scatti, vedete, quelle che ho fatto dall'alto, quelle frontali, della facciata,
e mi ha creato, vedete, la nuvola di punti sparsa, quella che abbiamo visto prima, con i punti notevoli, la densa, che ho ritagliato perché appunto sono andato un po' a pulire la nuvola, infine mesh, quindi vedete, vado a triangolare, vedete tutti questi triangolini, vado a triangolare il mio modello, quindi vado a creare un solido di questa nuvola di punti, perché vedete la nuvola di punti, questa è la nuvola di punti del drone, quindi questa è la ricostruzione dei punti in uno spazio tridimensionale. Infine mesh con texture, quindi dove mi va a appiccicare la fotografia sostanzialmente per ottenere un dettaglio fotografico più elevato. Vedete come ho migliorato la mia mesh. Rispetto alla mesh è molto più leggibile. Riesco a distinguere molti più dettagli e particolari. Qui cosa ho fatto? Perché ho parlato prima di integrazione della nuvola di punti? Perché vedete, nuvola di punti, sono andato, c'ho anche altri file. Che cosa sono? Sono i file che ho tirato fuori dalla scheda SD dello scanner ed ho importato all'interno del software. Perché ad oggi Zephyr è un elaboratore di allinea, nasce come software per elaborare immagini per fotogrammetria. Si è evoluto integrando le multispettrali, la gestione dei dati multispettrali che vedete lì, eccolo qui il programma per i multispettrali, in più c'ha delle integrazioni con Revit, quindi per passare il modello 3D alla modellazione, che oggi non è questo l'argomento, e riesce appunto ad allineare anche fotogrammetria e laser scanner insieme. Tramite cosa? Allora, ci arrivo subito. Innanzitutto voglio farvi constatare la differenza della nuvola di punti del drone, è un 12 megapixel, quindi avrà la sua, insomma, ha le sue differenze, però vedete io se mi avvicino sulle superfici, questo è il grado di accuratezza del drone, non di precisione, ma di accuratezza, di quanto è affidabile la geometria. Guardate invece il laser scanner. Io ora disattivo, spengo la nuvola di punti del drone, queste sono le posizioni del laser scanner. E cosa ho fatto? Ho rilevato anche la facciata. Però è diverso. Vedete, la geometria è molto più affidabile della ricostruzione fotogrammetrica, quindi qui si apprezza anche la precisione dei laser scanner, di questo laser scanner, che in questo caso, vedete, faro laser scanner, ho rilevato con questo laser scanner, ho fatto l'acquisizione con questo laser. Quindi c'è sicuramente è molto più uniforme il modello, c'è meno rumore, si intende il rumore, questo, vedete nella nuvola di punti del drone, questo è tutto rumore, prende il nome di rumore perché appunto non è proprio accurato come il laser scanner, ma in linea di massima è un 3D. Se dobbiamo tirare un ortofoto e disegnarci sopra è un ottimo strumento di rilievo. Punti di controllo, come fare l'allineamento, come ho eseguito l'allineamento, ho quindi importato i due progetti, laser scanner, la nuvola di punti del laser scanner dell'esterno e dell'interno, e dato che io ho rilevato la facciata con il drone, ho dei punti
uguali, quindi mi sono basato non su un target. I target sono quelli lì a scacchiera o i marker che avete, non so se li avete presenti, quindi potevo fare l'allineamento tramite, per avere un allineamento più preciso potevo utilizzare i target. Dato che non li avevo, io mi sono basato su dei punti noti, ho preso il vertice della finestra e altri 2-3 punti sulla facciata. Quindi con il drone ho rilevato tutto l'esterno e anche la copertura. Con il laser ho rilevato parte della facciata e poi sono entrato dentro per rilevare anche l'interno. E come ho fatto l'allineamento? Dando questi punti noti, gli ho detto guarda, c'è sovrapposizione da nuvola a nuvola. Il laser scanner ha rilevato parte della facciata e poi sono andato dentro, ma anche il drone ha rilevato la facciata. Quindi gli ho detto che questo punto lo trova in questa posizione all'interno della nuvola di punti del drone e lo trova in questa posizione all'interno della nuvola di punti del laser scanner. Dando un minimo di 3 punti all'interno del progetto e dicendo il punto di controllo 1 corrisponde a 1 della nuvola di punti, lui li allinea automaticamente e quindi li va ad unire sostanzialmente insieme. E quindi da qui ho unito la nuvola di punti esterna e interna. Faccio notare un'altra cosa, perché si va ad integrare con il drone? Perché io con il laser chiaramente mettendolo su treppiede e stando a terra io non ho la copertura, non vedo le coperture che sono al di là. Quindi sì, è molto preciso, molto dettagliato, le geometrie sono affidabilissime, ma tante volte nei lavori di tutti i giorni ci chiedono anche le coperture. Quindi ho utilizzato il drone e la fotogrammetria per integrare. Quindi l'ho utilizzato per integrare lavorazioni di laser scanner. E così, dando una sovrapposizione, ho unito esterno e interno. Ok, da qui io già posso disegnare, ci ho creato anche delle ortofoto, ho disegnato, vi faccio un esempio, veloce, una delle tante funzioni, trasezioni e curve di livello, distanze e misurazioni, calcolo di aree, volume, volume interno, angoli e quant'altro. Una delle ultime funzioni che abbiamo integrato è l'estazione sia di linee, quindi di polilinee, e anche di superfici. Vi faccio un esempio sulle estrazioni di linee. Vado a prendermi quindi dalle immagini, mi chiede quale immagine vuoi selezionare, perché dalle immagini riesco a distinguere meglio magari la mia finestra, quindi riesco a disegnarla meglio. Quindi mi avvicino, non dal 3D, perché dalle immagini appunto sono più, riesco a distinguere meglio un dettaglio. Vedete, mi posso avvicinare e per lo più e gli vado ad indicare un punto che non sono preciso, però vabbè. Ora lo sposto, vado avanti, gli do quest'altro punto, lui me lo ingrandisce anche, mi chiede quanto vuoi essere preciso. Ok, vado anche qui, bene, chiudo polilinea. Funziona meglio quando si hanno doppio schermo, perché real time riesce a vedere la ricostruzione sul 3D. Quindi già dal 3D io posso vedere cosa sto disegnando, cosa sto facendo. Ok, mi va bene, ho chiuso la polilinea, aggiunge lo spazio di lavoro. Ok, quindi lui mi ha disegnato sulla nuvola di punti. Se io vado a disattivare la nuvola di punti, c'ho questo vettore, questa polilinea vettoriale nello spazio. In più posso proiettarlo su un sistema di riferimento VGS84, già all'interno di un unico software, del software Zephyr Aerial. Io da qui me l'ha salvato qui, polilinea definita dall'utente, ok perfetto, io me la seleziono, esporto in DXF direttamente, in shapefile oppure l'XML. Questo è Zephyr Aerial, c'ha un sacco di altre funzioni che magari potremo approfondirle. Però ora volevo farvi vedere un altro caso studio su cui abbiamo lavorato, di un progetto un po' più grande, dove anche qui abbiamo combinato le due tecnologie perché era necessario
per completare il rilievo. Abbiamo un viadotto rilevato con il laser scanner. Quindi in diverse posizioni di scansione, partendo dall'alto, vedete, partendo da qui, abbiamo iniziato a rilevare e a ricostruire il nostro viadotto. Per ricostruire cosa? Tutto il sottosquadro, la parte di sottosquadro del viadotto. E solo il laser scanner mi dà questo livello di dettaglio. Con il drone sarebbe stato impossibile, troppo complicato, troppo complesso fare un elaborato del genere. Quindi prima un lato e poi ci siamo spostati sull'altra parte. E quindi da qui io ho ottenuto il mio 3D, cosa faccio? Perché voglio tirare fuori una sezione, devo tirare fuori una sezione del mio viadotto, ci vado a utilizzare questo strumento, quindi lo vado a tagliare, quindi dal 3D mi vado a prendere, io ho rilevato tutto con il 3D, quindi ho tante informazioni sul mio computer, tanti punti, tante informazioni 3D sul mio PC, mi vado a prendere soltanto quelle che mi interessano, quindi vado a ritagliare semplicemente il mio modello, e mi vado a ricavare la sezione. Oddio, lo faccio un po' più sottile. Più sottile è, meglio. Vedete, già c'ho un ordine metrico. Perché? Perché il laser è una tecnica diretta, batte un punto, torna indietro, abbiamo una misura, quindi quel punto e quell'insieme di punti che compone la nuvola di punti hanno delle coordinate 3D nello spazio. E quindi da qui mi vado a... Dal 3D mi vado, confermo, così si vede meglio, mi vado a disegnare, magari mi metto in una vista ortogonale e me la vado a disegnare, prendendo una fetta della nuvola di punti, non mi interessa tutta la nuvola di punti, mi vado a tagliare la mia fetta e me la vado a disegnare, portare in AutoCAD, l'esporto semplicemente, AutoCAD ormai, o anche altri software di CAD leggono dati 57 che sono formati di nuvole di punti, le leggono ormai tutti, e semplicemente vado a disegnare la polilinea sul viadotto. Ci sono anche software che te la elaborano le polilinee dalle immagini, quindi seguendo sempre la logica della fotogrammetria, io dall'immagine sferica che mi crea il laser scanner gli vado a dare dei punti e lui automaticamente, come fa anche Zephyr, te lo riporta, che va a creare una polilinea automatica. Bene, ecco da qui anche il profilo. E c'ho tante informazioni sul viadotto, perché? Perché io mi sono andato a prendere tutto il viadotto, non solo delle porzioni o dei punti che mi interessavano, ma sono andato a rilevare intere superfici per non perdere informazioni su niente. Però qua, vedete, sempre lo stesso problema, a noi serviva anche la strada, dovevamo ricostruire, vettorializzare, riportare nelle tavole bidimensionali anche la strada. E con il laser scanner sarebbe stato impossibile creare un tracciato, un collegamento dal basso verso poi la strada. Che giro dovevamo fare? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sorvolato con il drone. E poi, sempre seguendo la stessa logica, con dei punti noti, dei punti in comune tra la nuvola di punti e la nuvola di punti del drone, li abbiamo messi insieme. E siamo riusciti ad ottenere un modello unico del nostro viadotto, con le informazioni di dettaglio del sottosquadro, perché sono molto dettagliate, e anche le informazioni della strada. Quindi da qui posizioni ci andiamo ad aggiungere anche la strada. Vado dall'alto ed ecco qua. Quindi ho un unico modello, il mio scopo è prendermi, elaborare un unico modello da poi portarmelo e disegnare nel mio CAD. L'obiettivo è avere una fusione di dati tra due tecnologie per completare, per dare completezza ed efficienza al lavoro. Quindi ho sia le informazioni sulla strada che sul sottosquadro, molto dettagliati perché è dato dal laser scanner.
Ok, non so, se ci sono altre domande io avrei finito. Tanto vi ringrazio per l'attenzione a tutti voi. Grazie.